Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Lo spirito natalizio mi ha, come potete vedere, ovviamente contagiato. Ecco spiegato il perché di tutto questo. Continuiamo però con l'analisi dettagliata dei mazzi che hanno fatto bene ad Arrogate. Quello che vi propongo oggi è un Coco Passimian che si è qualificato addirittura in top 8 a questo importante torneo. Ma prima, sigla! Bene, eccoci ora di fronte alla lista di questo Coco Passimian. Dunque, è una lista sicuramente molto molto interessante. Sulla carta può andare a giocarsela quasi con tutti i mazzi che ci sono in formato, proprio per via delle sue tante peculiarità. Cioè può andare a giocare sia per quanto riguarda lo spread, può andare a giocare sia picchiando aggressivo con il Passimian, per cui è un buon mazzo che addirittura è riuscito a fare una buona top ad Arrogate, per cui andiamo sicuramente a vedere di cosa si tratta. Dunque, il mazzo è basato su Passimian, di per sé è un'adorabile scimmia, sembra che non faccia niente di che. Team play 10 più 30 per ognuno dei tuoi Passimian in panchina. Questo significa che con 3 Passimian in panchina di fatto andiamo a fare 100 danni. Se non fosse che l'altro Passimian, il cui attacco ovviamente non ci interessa minimamente, dice: fino a quando questo Pokémon è nella tua panchina, tutti gli attacchi dei tuoi Passimian ai Pokémon evoluti dell'avversario fanno 30 in più. Cosa significa? Significa che andiamo a fare il conto. Abbiamo 3 Passimian in panchina e uno davanti, per cui sono 100 danni. 3, 6, 9 più 10, 100 danni. Due Passimian che aumentano il danno, per cui 100, 130, 160 danni. Con la Choice sono 190 danni a un Pokémon evoluto. Contando che giochiamo anche il Kukui, sono 210 danni. Contando che abbiamo anche la Shrine tra i turni, contando i Coco, di per sé questo mazzo ha le potenzialità per arrivare a fare KO in un colpo a qualunque Pokémon GX in formato. E non è assolutamente poco. Per arrivare a fare tutto questo, la versione precedente di Coco Passimian è una versione molto più snella, molto più semplice, che puntava nello spread iniziale molto più rispetto a quanto fa questa. Perché dico molto di più? Perché in questa versione è presente il Macargo. Il Macargo sicuramente lo conosciamo, ci permette di cercare ogni turno una carta che vogliamo e metterla in cima al mazzo. Questo ci assicura una notevole, interessante consistenza, perché di fatto noi con questa carta ogni turno avremo sempre quello che ci serve. Quello che ci serve può essere una barella per recuperare un Passimian, l'energia, insomma, il Kukui, la Choice, la carta giusta al momento giusto rende questo mazzo interessante. Con il nostro buon Oranguro andiamo a pescare la carta che ci serve, qualora avessimo poche carte in mano. Andiamo a vedere invece tutto il resto. Questo che abbiamo visto finora è il blocco Passimian. Inizia ora il blocco Coco. Perché Coco? Perché Coco con una doppia 20 a tutti. Molto semplice, ci permette per portare in range di KO tutti quei Pokémon che senza di questo non sarebbero in range di KO, molto utile. Latios fa sostanzialmente la stessa cosa, 30 avanti, 30 dietro, se non fosse che è di tipo psico, per cui ci permette un attimino di più libertà contro determinati mazzi tipo Buzzle, senza contare che comunque abbiamo la counter energy nel mazzo che diventa qualunque tipo di energia se siamo sotto di premi, ci permette di fare anche un Lagunfly da 70 che nel giusto momento può voler dire un KO molto interessante. Shaymin è di fatto un counter attacker, ossia l'attacco dice Rally Back 30, se uno dei tuoi Pokémon è stato messo KO durante lo scorso turno, questo attacco fa più 90. Significa che ogni turno di fatto potremo sparare 120 pizze in faccia con lo Shaymin. Non sono poche contando tutti i vari boost che abbiamo a disposizione. E di fatto è un danno, è probabilmente uno dei danni più grandi che possiamo permetterci di tirare fuori con questo mazzo con solo una counter. Dulcis in fondo, l'ultimo Pokémon che abbiamo nel mazzo è un Tapu Lele. Tapu Lele, sì, ha un primo attacco che fa 20 per il numero di energia assegnato all'avversario, ma non è quello che ci interessa ovviamente. Quello che ci interessa è il Magical Swap, perché? Perché nel momento in cui noi magari abbiamo approfittato dello spread e quindi abbiamo continuato a spread, a fare 20 danni in giro a tutti di Coco con anche la Shrine che faceva il suo, Magical Swap ci permette di ridefinire un po' i danni come vogliamo. Questo spesso può significare vincere la partita.
energie 4 doppie, neanche vi sto a spiegare. Le counter invece sono più interessanti. Se siamo in svantaggio, quindi se noi abbiamo più premi rimanenti rispetto a quelli del nostro avversario, questa energia si fornisce due energie di qualunque tipo al Pokémon a cui è assegnata. Non si può assegnare ai GX Rex, quindi pro e contro, ovviamente, però è sicuramente molto interessante. Noi, i nostri Pokémon sono tutti dei cuccioli normali, per cui molto bene. Blocco addestramenti. 4 Lili, 4 Guzma, 2 Sole Cinzia, perché tanto a noi ci interessa pescare la carta davanti, per questo abbiamo il Macarico. Doppio Kukui, 20 danni in più, peschiamo 2. In questo mazzo è perfetta, ci permette di pescare le carte col Macarico e di fare anche 20 danni aggiunti. Non male. 4 periodi di Shrine of Punishment ci permette sostanzialmente la certezza di averla in campo, perché spesso molti mazzi hanno 1, 2, 3 stadio, è difficile trovare un mazzo che abbia 4 stadio che non siano le Shrine al momento informato, per cui 4 per ci assicura un notevole vantaggio sotto questo punto di vista. 4 Ultra Ball, 4 Nest Ball, 4 Acrobike. Le Acrobike sono un'altra di quelle carte che vanno in combo con il Macargo. Guarda le prime due, una la peschi e una la scarti, per cui qualora avessimo già giocato la supporter in quel turno, Acrobike ci permette comunque di avere la carta che avevamo scelto. Mancano due, Choice esclusa ovviamente, il Judge. Il Judge è una di quelle carte che va molto 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 di moda in questo momento perché dà un notevole fastidio. Un'arma a doppio taglio ovviamente, e entrambi i giocatori rimischiano la propria mano nel mazzo, dopodiché pescano quattro carte. Può andare bene, può andare male, cioè a dire che se hai un Macario, un Oranguru in panchina le possibilità che ti vada male sono molto molto scarse. Lucis in fondo e Escape Rope. Entrambi i giocatori scambiano il proprio Pokémon attivo. Di fatto è uno switch, ma nella giusta situazione ci può permettere di fare Escape Rope Guzma. Ed è una carta, un modo interessante di uscire da una situazione spinata. In che senso? Mettiamo conto che stiamo giocando contro un Necrozma. Un Necrozma che ha soltanto il Dawnwing Necrozma attivo. No, questo non è l'esempio migliore. Siamo contro quel Dawnwing Necrozma che noi però vogliamo mettere KO. Mettiamola così. Perché? Perché l'avversario ha un premio, noi invece ne abbiamo due, vogliamo chiudere la partita in quel momento e vogliamo mettere KO quel Dawnwing Necrozma. E vogliamo metterlo KO con lo Shaymin. Tuttavia, però, quel Dawnwing Necrozma ha usato il GX il turno precedente. Perché? Perché era in svantaggio di premio, ha usato il GX e non possiamo fargli nessun danno. Con la combo Escape Rope più Guzma, noi possiamo fare Escape Rope, mandiamo in panchina il Dawnwing avversario, quindi l'effetto del GX scompare. Con il Guzma lo andiamo a prendere. Ora, mi spiace, è l'esempio migliore che mi è capitato per farvi capire un possibile utilizzo dell'escape rope. Spero che bene o male si sia capito. Allora, so che il mazzo non è immediato da capire, più che altro perché fa tante cose diverse. Però spero che vi interessi e ve lo faccio vedere subito meglio con qualche bella partita. Andiamo adesso a vedere come funziona questo Passimian. In realtà io è un po' che sto vedendo come funziona Passimian, però mi sono reso conto soltanto adesso che non avevo premuto il tasto registra, per cui ricominciamo da capo stavolta. Spero che possa anche farlo vedere a voi come funziona questo Passimian. Di per sé le partite del finestro non sono andate male, il mazzo sta girando anche abbastanza bene. Certo, in alcune situazioni potrebbe girare decisamente meglio, però non ce lamentiamo. Dunque, Acrobike, vediamo cosa prendo con due carte. Shrine, probabilmente mi servirà di più di tutto il resto. Dopodiché, Nest Ball per Passimian, se li abbiamo tutti, sicuramente positivo. Ultra Ball. Scarto 2. Prendo Oranguru. In mano non ho assolutamente nulla, per cui so di espormi alla sua valangata di martelli, però io non voglio espormi ai suoi martelli. Già di energie ne ho poche. Non voglio espormi. Va bene così. Va bene così, lo accetto. Allora, ho visto i suoi tipi che è nel mazzo, ho visto l'acqua, ho visto il buio, a me tanto basta. Secondo me, per non sapere neanche scrivere, sono contro uno Zoroark Gyarados probabilmente, il mazzo che ha vinto ad Arrogate. Ed è
uno di quei mazzi che gioca una vagonata di martelli dentro e avendo io un numero per forza di cose limitato di energie, non faccio proprio i salti di gioia al pensiero di giocarle così a caso. Dunque. La carta migliore che potevo sperare di pescare in questo turno. Escape rope e prendo. Ah no, non prendo niente, prende lui. Mi va bene in ogni caso. Spero che mi dia il dito a morire, però. Ok, così non è, purtroppo. Pesco due di Oranguru. Io pesco altre due di Kukui. Vabbè. Capò. Prendo subito il primo capò, non male. Allora, perché speravo nel dito? Perché qualora lui mettesse in campo Mach, mi annullerebbe il mio Oranguru, il mio Passimian. Il martello. Il Crashing Gamer addirittura, qui siamo proprio contro uno Zoro Control sotto tutta la linea. Bene, buono a sapersi. Ah, io sono ovviamente pieno zeppo di energie, spero di trovare l'altro Passimian. Vediamo, un momento ho il KO, vediamo, sono 3, 6, 9, 2, ma in realtà ho già il KO così com'è, per cui. Uno e due. Fai pescare. Vediamo, sono 3, 6, 9, 12. Ah, già così dovrei avere il KO. Preferisco semplicemente prendere il KO e buono. Ok. Ho 3 premi rimasti e ancora 2 energie. Contando che qua davanti potrebbe farmela fuori. Perfetto. Quindi devo sperare che lui sia così stolto da mettere in campo un altro Zoroark. Allora, gli metto giù una counter per cercare di invogliarlo a scaltarmela. Perché voglio invogliare a scaltarmela? Perché così facendo usa di fatto altre risorse. Posso mettere in cima qualcosa, non mi serve verosimilmente niente. Ma non mi serve niente, quindi cerco di pescare e basta. Vediamo di liberare un po' di carte dal mazzo. Mi serviranno tutte le counter possibili, immaginabili. Ok, l'acrobat è perfetta. Non posso ovviamente attaccare. Passo. Ah, in questo modo io lo metto Articuno. Il Jinx è per scartarmi un'energia. Ok, vediamo se posso metterlo KO, vediamo, sono 3, 6, 9, 12. Ok, va bene. L'articolo non me l'aspettavo, però vabbè, buona la prima col Passivian. Allora, di per sé siamo stati sicuramente fortunati ad aver preso l'escape proprio al primo turno. A sto punto se puntava così tanto sullo control, forse mi sarei dato in pasto il dito piuttosto che l'Oranguru. Però. Vinto, lancio la moneta e sono contro un mazzo fuoco incolore. Fuoco incolore, non so davvero cosa aspettarmi. Forse un Macargo. Forse un Macargo, così fosse. Va bene. Non ricordo di preciso quanta vita abbia Macargo, ma penso che con il full completo di Passimian si possa portare a casa il KO.
Wow. 4 Pokémon primo turno per iniziare, non male. Non male davvero. Vediamo sottotipo Simian, sì, sottotipo Simian, ottimo. Prendo Judge. No. Sono contro un Macargo, quello avrà sempre quello che vuole, per cui. Counter davanti e Lili. Nest Ball. Ah, ho due Slugma nei premi. Molto facile, direi, la scelta. Ho due Slugma nei premi, per cui posso anche permettermi di mettere giù Tapu Koko. Ma perché passo? Allora. Una buona partenza, una buona partenza. Ho già tre Passimian e un Kopko in campo. Wow, lui fa addirittura una Lili da 8. Forse il Judge non era così male, tutto sommato. Allora, ovviamente se ho l'opportunità di mettere KO degli Slugma, scelgo sicuramente di farlo. Macargo tira delle belle mazzate. Però è un GX, per cui dovrebbe andare giù con relativa facilità. Vediamo, prende Oranguru. Non mi spiego l'energia davanti, sinceramente. Però vabbè, contento lui. Un altro Oranguru, certo che con 7 carte in mano l'Oranguru non lo userà per un po'. Io devo cercare di prendere l'altro Passimian. Per prendere l'altro Passimian ho sicuramente un po' di carte nel mazzo. Altrimenti potrei anche andare di Coco. No, do un'altra counter lì. E Cinzia. Che pazienza che ci vuole con sto gioco a volte, che pazienza davvero. 70 danni. Vabbè. Allora, stavo pensando che con le carte che ho in mano, che è molto molto poco, forse il Coco non è così brutto da giocare in questo momento. Posso chiamare davanti un Oranguru. 50 più 50 se la prima per il numero di energia che scarta. Ultra Ball va a prendere gli altri Macargo. Ok. Ah, sicuramente avrà quello che vuole quando vuole. Vediamo se riesce a farmi KO questo turno. Metto una carta in cima, che è sicuramente un'energia. Così facendo il potere se la segna. Ok, energia dalla mano. E deve scartare. No, Cinzia. Pescato bene. Deve scartare 50 più 50. Per cui deve scartare 2 per farmi KO. Dopodiché io sono 3, 6, 9, 10, 11, 12. Io ho 120 danni da fare davanti, non sono neanche lontanamente sufficienti per il KO. Però lui mi sembra che stia impuntando tutta la partita sul Macargo GX. Non so se ha altri attaccanti oltre a quello.
Per cui questo potrebbe essermi d'aiuto. A me basta un altro Passimian giù e nel mazzo ho ancora due Nesbol, quattro Ultra Ball, tre barelle. Parecchie carte, insomma. Lui ha buttato via un Guzma. Chissà quante carte ha per ritirare. Lava Flow, scarta 2, io sicuramente mando avanti Coco e vediamo cosa pesco. Un inutile counter. Allora, io adesso ho due scelte. Posso fare un Guzma, mandare avanti tizi a caso e fare il 20 a tutti, altrimenti Kukui e andare a sperare di pescare qualcosa di più decente rispetto a quello che ho in campo adesso. Una scelta interessante. Vabbè, intanto arriva la Shrine. Su questo non ci piove. Allora, la fiducia che ripongo nel mio mazzo è rasente lo zero. Soprattutto visto quanto brutto ho pescato fino adesso. Lui ha già scartato un Guzma. Cioè, dire che ha fatto solo un premio, per cui almeno una posso provare a buttarla via. Vediamo così come va, va. Flying Flip, 20 a tutti. 20 a tutti, quelli prendono altri 10 di Shrine. Il Makargo ha già 100 danni. Non è male. Non so se gioca Palpad, non so se gioca cose per scambiare. Non conosco la lista del Makargo che ho di fronte. Però questi 20 a tutti possono essere utili. Ah, un Guzma ce l'aveva già in mano. Con questo siamo a due Guzma ondati. Se vuole il KO deve scartare altre due. Questo di fatto lo obbliga ad avere sempre energia. Ok, ha scartato un Guzma, cioè uno Slugma. Tre carte in mano che. Beh, a fare così non sto pescando niente, insomma. Va bene, gli diamo quest'altro premio. Esco di nuovo col Coco. Posso rifare lo stesso giochino anche adesso. Lili. Ritiro, mando avanti Passimian. E ci riprovo. Venti a tutti. Quattro, otto, 12. Allora, in realtà, arrivato a questo punto, posso anche pensare di mettere KO entrambi i Makargo GX con il Lele. Ok, arriva un altro Slugma. Incredibile vedere che lui ha uno Slugma negli scarti, ciononostante ha comunque quattro Slugma in gioco. Questo è bellissimo. Il dito è una carta fortissima. Aveva un altro Guzma in mano. Incredibile. Ah, tre Guzma li ha già giocati. Per cui cerco di andare anch'io alla ricerca dei Guzma a questo punto. Prima di tutto in realtà devo andare alla ricerca di un Pokémon base, altrimenti ho perso. Scarta l'energia che assegna. Forse non ha l'energia per attaccare se scarta così a caso. Non ha l'energia per attaccare, quindi mi scarta le prime 5 carte del mio mazzo. Mi ha scartato, ma verosimilmente niente di utile.
Ottimo, ottimo davvero. Vediamo cosa posso fare io. Se faccio cuckoo faccio 40 più 1, 50. Sì, questo cuckoo mi piace particolarmente. Vuol dire che quel macaco viene messo KO alla fine del mio. Per cui ritiro, mando avanti Coco. Ultra, beh, lo so che dovrei giocarti, però non sono sicuro su cosa prendere. Ho soltanto una counter rimasta nel mazzo. Prendo un altro Coco, va. Finora la tattica spread sta andando abbastanza bene, per cui continuiamola. 40 davanti più 10 di shrine. Oh, non so se giocarci Rola o me o Max Potion quel mazzo. Io personalmente giocassi un macaco non giocherei nessuna delle due. Però non si sa mai. Ok, ecco che arriva un altro macargo. Smoothover può mettere in cima una. Vediamo se sceglierà comunque di fare il KO. Penso di sì, è arrivato a questo punto. Ok, prende il KO. Allora, la prima partita l'abbiamo giocata di Passimian. L'unica cosa da fare contro uno Zorak, la cosa più sensata, ovviamente. Questa partita la stiamo giocando di Coco. E sta andando decisamente bene. Poi il fatto che il mio avversario gioca un mazzo che è straordinariamente soggetto a queste cose. Io in realtà con il Coco sono messo molto bene. Perché? Perché due premi li faccio adesso e la Shrine gli sta continuando a fare molto male perché ha portato in range di KO i Macargo. Sempre che adesso non abbia trovato la. Penso giochi solo una stadio che è quella Prisma per toglierla. Però anche qua non la togliesse adesso, pace amen, faccio un giro di Coco e va bene. C'è da dire che se lui mi esce col Macargo, io ho un'opportunità interessante col Passimian. Mi servirebbero un bel po' di carte, però è un'opportunità interessante. Ma in realtà forse basterebbe solo un Pokémon. Basterebbe solo un Passimian. E una volta messo KO anche l'altro Macargo, non penso che lui continui la partita. Penso che conceda e buona. Ok, Lava Flow. KO. Può anche scartare tutto, tanto quel Macargo mi ha messo KO. Io mando avanti sicuramente il Coco. E prendo due premi. E adesso è interessante, che cosa manda davanti il mio avversario? Perché se manda davanti il Macargo rischia di prendere un KO doloroso. Rischia davvero di prendere un KO doloroso qua. E lo prende. E lo prende il KO doloroso. GG. GG. Un Pokémon dagli scarti. Non serviva per il KO, ma è sempre comodo averlo. Sono 130. In un turno e un qualcosa sono stati messi KO due Macargo, per cui well play. Non vedo sinceramente come possa più lui uscire da questa situazione. E adesso in due turni faccio due KO. Lui dovrebbe. Sicuramente adesso deve giocare le barelle per recuperare quei Macargo. Però la vedo comunque molto dura per lui. Io ho trovato entrambi gli Slugma che avevo nei premi nel frattempo. Allora, il mazzo Macargo è comunque un mazzo molto molto divertente, interessante. Ora, non penso sia il massimo della competitività, però.
più che altro paragoniamolo al Blacephalon. Il Blacephalon attacca, ma il motore di assegnazione di energie è il Nagradel. In questo momento, se io ti metto KO un Macargo, ti sto togliendo sia l'attaccante che il motore di energie. Ed è qualcosa di troppo pesante da perdere. Ok, doppia choice. Switch. Penso che voglia pescare un modo per recuperare le energie, contando che ne ha già 9 negli scarti. Eccolo qua. È un Celestial System. Sinceramente mi sarei aspettato l'Energy Recycle proprio boosteroso, quindi rimischia 5. Però un altro Guzma. Ok, noi per fortuna abbiamo l'Escape Rope, per cui il premio lo prendiamo comunque questo turno. Questo è l'ultimo Guzma a sua disposizione, per cui Escape Rope. Non è importante chi manda davanti, tanto io Macargo. Passimian. Smooth over, metto in cima Guzma. Perché metto in cima Guzma? Perché un KO lo faccio adesso, il KO successivo lo farò con il Guzma sull'altro Ranguru. Per cui GG. Sempre che lui non abbia un judge, ovviamente. Però avendo pescato anche un Ranguru che avevo nei premi. È incredibile, avevo nei premi 2 Slugma e 1 Ranguru. Incredibile. Wow, gioca addirittura 3 Ranguru lui. Tre Ranguru, forse neanche nel Grumble si sono visti tre Ranguru. Ok. Vediamo se arriverà un altro Macargo. Così è. Ah, probabilmente mi farà KO questo Passimian, però io mando avanti Koku, pesco Guzma, KO solo Ranguru. E anche questa l'abbiamo portata a casa. Dovremmo averla portata a casa. Infatti, cos'è? 4 per di Acrobike, 4 per di Pokénav. Proprio per andare sempre a cercare di avere intanto le carte in cima messe nell'ordine che si vogliono. Perché? Perché nel momento in cui magari abbiamo finito i Macargo, vogliamo usare il Macargo per qualcos'altro, Pokénav ci permette di mettere in cima l'energia e scartarla col potere di Macargo per poter attaccare, assegnare, eccetera. Quindi buono. Io mando avanti il Koko. Pesco Guzma. Team play per il KO. Ale. Il potere delle scimmie trionfa ancora. 2 su 2. Molto bene. Il mazzo è interessante perché? Perché si offre come potenziale alternativa a qualunque cosa ci si trova di fronte. In che senso? Nel senso che ci sono partite che è meglio affrontare come un mazzo spread, perché il nostro avversario non ha alternative, cioè lo soffrirebbe troppo. Ci sono partite invece che per forza di cose dobbiamo affrontare come un Passimian vero e proprio. E bene o male questo mazzo ha la possibilità di fare entrambe, per questo è così interessante. Ah, il mio avversario ha un interessante mix di tipi. Potrebbe essere un mirror. Potrebbe tranquillamente essere un mirror. Dunque, Nesbol. Poi Passimian. Va bene, prendo meno roba possibile.
Allora, dai tipi in campo, dai tipi del mazzo del mio avversario potrebbe tranquillo. No, allora, non è un mazzo passive nel suo, ma è invece un Coco Spread. Ok, Coco Spread è già più brutto da affrontare. Ok, anche a supporter? No, non alla supporter, per cui almeno sotto questo punto di vista va bene. Vediamo. 3, 6, 2 ne bastano. Ultra Ball, scarto una e due. Prendo un'altra Passimian. Mi serve avere due Passimian in campo per fare il KO. Ritiro, mando avanti Passimian. Dopodiché lì, ho preferito fare questa cosa proprio per avere, per pescare. Molto, molto semplice. Ho tante belle carte, non sono sicuro di volerle giocare perché ogni carta in più che, ogni Pokémon in più che gioco sono danni in più che gli permetto di avere. Per cui, almeno per il momento mi limito a prendere il KO. Sono doppio avvelenato. Ma ne sono consapevole. E niente, vediamo cosa pesca il mio avversario. Mysterious. Rischia di non avere davvero niente. No, non ha davvero niente, povero. Vabbè. Cerco ovviamente di trarre vantaggio da questa situazione. Andiamo. 110. 110 non li faccio io. 110 non li faccio. Per cui mi serve. Sono 3, 6. No, io faccio 100 massimo. Quindi prendo il KO sul Seviper adesso. Ok. Metto giù Slug, ma vado alla ricerca del Macargo che mi permetterà di avere poi i cucui. Un cucui se n'è già andato. Un charge che non ho intenzione di giocare, a meno che lui non peschi qualcosa. Prendo il KO. Ok, e niente, adesso vediamo cosa pesca lui. Sono. Ok, il mio avversario concede, non aveva proprio niente. Vabbè. Capita, purtroppo. Quel Coco Spread non è la versione più consistente del mondo. Avevo di fare un'altra partita, più che altro perché la prima e la terza sono andate via talmente in fretta, visto che il mio avversario ha concesso un attimo. Vediamo di fare un'altra partita, dopo tutto questa è la puntata di Natale, per cui ne approfittiamone. Un sacco di tipi diversi e interessanti. Vinco il lancio di moneta con questo bel Pikachu enorme che mi fissa. E no basic. No basic, va bene, diamo subito un aiuto al mio avversario e facciamogli capire cosa giochiamo. La partenza è delle peggiori. Però non voglio mettere in campo un Tapu Lele prima del previsto. Cioè rischio di avermelo lì. E se è un mazzo contro cui mi serve avere i Passimian, io voglio avere i Passimian. Hoppip, interessante. Silvia. Allora, è interessante perché penso che questa partita vada giocata di Coco. Penso proprio che questa partita vada giocata di Coco. Però non voglio farglielo capire subito.
non voglio farglielo capire subito, per cui metto in campo un Passimian. Faccio la faccina triste. E buona così. Ah, io ho un'ottima mano. Cioè, proprio un'ottima, ottima, ottima mano. Non voglio però che il mio avversario si accorga che ho... che ho Coco. Magari col Passimian glielo ho detto, magari non lo sa. Apricormaker, io la mia speranza cos'è? Che lui metta in campo quanta più roba possibile. Perché? Perché so che il Coco può fare davvero male a quel mazzo. Soprattutto considerando che il Jumpluff è debolezza elettro. Per cui, cioè, due colpi metto KO, un Jumpluff davanti e spargo 20 a tutti. Per cui. Nesbol. Ok, una Tropip. Choice Band non mi fa né caldo né freddo. Dunque non ha verosimilmente nulla il mio avversario. Per cui direi di approfittare di questa cosa. Per cui adesso rimacalgo. Ok, Macalgo c'è. Tapu Koko. Ultra Ball. Scarto 1 e 2. Prendo Macalgo. Evolvo. Smooth over. Vediamo un po'. L'escape rope c'è. E di doppie ce ne sono tre. A me servono entrambe. Per cui metto in cima l'escape rope tanto per iniziare. E spero di pescare un'energia con le altre. Lily. Pesco 5. Acrobike. Non è arrivato quello che avevo chiesto per Natale. Peccato. Peccato, però vabbè, non facciamone un dramma. Continuiamo a fargli la faccina triste. Timer Ball. Ti auguro una bella doppia croce. E arriva la doppia testa. Va bene. Doppio schifo, ma a breve inizierà a farci particolarmente male. Ah, senza breve. Ci fa male proprio subito. Non avevo previsto questa possibilità, sinceramente. Non l'avevo decisamente prevista. 1, 2, 3, 4. Se no gliene manca un altro. Ah, eccolo qua. Vabbè, almeno questo. Quindi, vediamo se ha l'energia, vediamo se ha la supporter. Ha l'energia. Uff, sono vivo. Sono vivo, meno male. Dunque, Nesbol. Vado a prendere un altro Coco. Ah va. Dimentico sempre che con l'escape rope non scelgo io. Vabbè, pace amen. Ok, Hoppip, quindi sceglie lui chi darmi. Mi dà in pasto un Hoppip. Smooth over. L'energia. Ovviamente. Mi serve per attaccare. Non mi serve un Passimian, non lo voglio in campo. Per cui mi limito a pescare due. Le altre per il momento mi servono tutte, per cui... Flying Flip, sono KO davanti, 20 a tutti gli altri. Allora, il Kukui è incredibile in questo mazzo, in questo momento, soprattutto perché mi permette di fare KO i Jumpluff. Io faccio 40 per 280, per cui... Ma cargo, là, verosimilmente a me va bene questa cosa. So che è strano, però sono molto vicino a vincere la partita con questo counter catch. Mi avrebbe dato forse più fastidio il KO davanti, però... Dunque, Ultra Ball. Scarto due, di cui non mi importa. Vediamo, non ho Macargo. Per cui... Ma in realtà... Slugma.
comunque due Guzman in mano, per cui Kukui, pesco due. Oh, Nestball, vado a prendere Arambe. E con questo Kukui faccio il capo jump, la fin incredibile. Capo jump sono 20 per 2, debolezza 40, e prendo il capo. E a botta sicura vado anche con il Macargo. Allora, 4 partite fatte, se un altro è venuto fuori che il mazzo è stato straordinariamente consistente in tutte le partite fatte finora. Al contrario di tutti i mazzi affrontati dai miei avversari, che invece 3 su 4 si sono praticamente impiantati. E andare ad affrontare un torneo in questo modo, con la consapevolezza di avere un mazzo consistente, fa davvero tanto. Fa davvero tanto sotto tanti punti di vista. Ultra Ball. Scarto 2. Tanto la partita finisce questo turno se ho il Kukui. Non ho il Kukui, quindi la partita non finisce questo turno. Vediamo, io sono 10 e sono 30, 60, 70, 70 meno 20 resistenza, 50. Giusto? Chissà se conta come un evoluto quello. Scopriamolo subito. Smuto, dovrò prestare anche qualcos'altro. Sinzia abbastanza a caso, contando che non mi serve nulla. E allora, io sono abbastanza sicuro di fare il KO, ma non ne sono completamente certo. Di fatto Jumpluff è un'evoluzione, però non si sa mai, ogni tanto il TGO tira fuori certi bug molto poco interessanti, per cui ok, 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 è un'evoluzione a tutti gli effetti per il KO. Mi spiace avversario, ci ho messo più del previsto, ma non potevo rischiare. Bella. Beh, che dire, il mazzo è andato decisamente bene. Ora, non potevo che aspettarmi qualcosa di così incredibile effettivamente da uno dei mazzi che ha fatto top 8 ad Harrogate. Però addirittura un 4 su 4 sinceramente non me lo potevo aspettare all'inizio. Io spero che il video vi sia piaciuto, così fosse mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a breve con il prossimo video. Prima però permettetemi di augurarvi buon Natale, buone feste, spero le possiate passare con i vostri cari, divertirvi e mangiare quanto più possibile. Io farò assolutamente tutto questo. Ci vediamo ragazzi alla prossima e auguri ancora, bella.